Sto facendo uno spettacolo perché voglio raccontare la storia di Palamede. E tutti mi chiedono: Palamede chi? E dicevo: no, ma Palamede cos'è? No, ma Palamede in che senso? Che storia è quella di Palamede? Mi chiedevano. E io spesso rispondevo con le stesse parole che mi ricordo, usò la professoressa allora, mi guardò e mi disse: Palamede, beh, quella è una storia pazzesca. La storia del dimenticato Palamede, genio intellettuale della Grecia mitologica, lapidato per un presunto tradimento della patria, è stato portato in scena al Festival del Teatro Antico di Veleia dallo scrittore Alessandro Baricco e dall'attrice Valeria Solarino. Con stile semplice e finemente affabulatorio, Baricco racconta la parabola di Palamede, uomo di un'intelligenza superiore e per questo invidiato e inventore per molti della scrittura. La scrittura non è solo poesia, la scrittura soprattutto ai tempi era potere, potenza, conservazione del sapere, calcolo del mondo, un'arma potentissima. Chi gliel'aveva regalata dopo che l'avevano persa? Palamede. Un genio. Ulisse, l'eroico Odisseo, impaurito dal potere di Palamede, lo accusa di complottare contro i nemici troiani. Ed ecco la descrizione che Baricco fa di Ulisse. Già nell'Iliade lui è descritto come tra gli eroi un tipo un po' stranetto, sicuramente non uno che brillava di coraggio, ecco. Non era mai quello davanti, ecco. In un mondo in cui il coraggio era tutto, lui era sempre un pochino indietro. Fisicamente non bello, un po' tarchiato, capelli strani sulla testa alla Beethoven, praticamente. Dopo un processo sommario, Palamede verrà condannato a morte per lapidazione e verrà presto dimenticato, cancellato. Uno scontro di poteri, di intelligenze, dove alla fine il perdente scompare. Evidentemente c'era stato uno scontro fra due gruppi intellettuali. Uno aveva coniato in Odisseo il suo simbolo e l'altro aveva coniato in Palamede. Sicuramente si scontrarono e dietro di loro ci dovevano essere, come sempre, due poteri politici, non so, due famiglie, due gruppi, due zone geografiche della Grecia. Il potere lo si ottiene anche con l'arma rappresentata dalla cultura, dall'intellettuale, dall'intelligenza. Valeria Solarino, statuaria e mascolina, con un monologo teso e ritmato, riproduce la difesa dell'eroe cancellato, che alla fine, consapevole del verdetto, esclama: «Verità, ti compiango perché sei morta prima di me». Qui piuttosto si discute di qualcosa che ha a che fare con l'onore e con il disonore. Se io debba morire come tutti prima o poi, per una legge di natura, o se lo debba fare per un atto di forza, nel più infamante disonore e con la più vergognosa delle accuse. Tradimento. Tanti e calorosi gli applausi anche a scena aperta.